Iniziamo il question time con l'oggetto numero 1, attuazione della mozione atto 631 dell'undicesima legislatura a favore di persone disabili o non autosufficienti, libertà di scelta e rafforzamento del sistema di protezione sociale, superamento della discriminazione tra disabili gravissimi e gravi. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Interroga il consigliere Bianconi. Prego. Grazie vicepresidente. L'emergenza sanitaria che l'Umbria, così come l'Italia intera, ha vissuto in questo ultimo anno non ha fatto altro che acuire lo stato di debolezza delle fasce sociali già più fragili della nostra popolazione. Nel corso dell'anno in quest'Aula si è a lungo dibattuto sul tema della non autosufficienza e sull'urgenza di misure decise finalizzate a rafforzare il sistema di protezione sociale di cura per questi soggetti e per le relative famiglie. Il dibattito è scaturito dalla mia presentazione della proposta di risoluzione 2037, proposta che era stata approvata nel 2019 dalla terza commissione consiliare permanente della precedente legislatura dopo un lungo e complesso lavoro di approfondimento tecnico. Come sono solito fare anche su questo tema, ho cercato di comprendere a fondo attraverso una serie di webinar e tavoli tecnici con rappresentanti del mondo del sociale, familiari e caregiver, quali fossero le azioni più urgenti da intraprendere per mettere fine a questa grande forma di disparità sociale. Lo scorso 12 gennaio 2021 questa Assemblea ha dato il via libera alla mozione presentata dal presidente Squarta, che ho votato con piacere e che tutto questo Consiglio ha votato, che impegnava la Giunta ad ampliare l'offerta di prestazioni e servizi sulla scorta di un progetto personalizzato basato sulla libertà di scelta per permettere alle persone con disabilità e o non autosufficienti la permanenza nel proprio domicilio. Queste le priorità individuate in quell'atto: potenziare gli interventi del welfare regionale per rafforzare la presa in carico di progetti di vita e la tutela di tutte le persone disabili e o non autosufficienti, rispettando i principi di universalità dell'accesso alle cure, di autodeterminazione, di non discriminazione, di pari opportunità, di libertà di scelta fra forme di assistenza diretta e indiretta, incrementare le risorse economiche e i servizi nonché orientarli favorendo il sostegno domiciliare sia di natura sociosanitaria che sociale alle persone disabili e o non autosufficienti, tenendo conto della necessità delle aspirazioni e dei desideri, fornendo adeguati supporti anche ai caregiver familiari, eliminando disparità di trattamento tra chi percepisce contributi e chi non ne ha mai percepiti. Predisporre compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, in collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari, un progetto personalizzato e relativo budget di salute per tutte le persone disabili e non autosufficienti, superando le distinzioni tra disabilità grave e gravissima, e garantire i relativi interventi per una puntuale realizzazione ed attuazione del progetto. Rimuovere gli ostacoli di ordine, anche burocratico, che impediscono un equo accesso ai servizi e misure di sostegno, snellendo procedure di accesso e di rendicontazione spesso vessatorie nei confronti delle persone disabili, anche dotandosi di un'anagrafe di servizi e prestazioni attive. Tuttavia, anche in questo caso, ho potuto constatare a malincuore che, al di là delle dichiarazioni di intento, non si è andati oltre. Per questo oggi, attraverso questa interrogazione formale, vorrei comprendere e apprendere dall'assessore Coletto se e quante risorse sono attualmente erogate dalla Regione a favore dei disabili gravi mediante assegni di cura o altre misure equivalenti, specificando quante risorse aggiuntive verranno stanziate dalla Regione nei prossimi 3 anni per interventi che abbiano la finalità di superare qualsiasi forma di discriminazione tra disabilità grave e gravissima. Sono consapevole delle priorità di questi mesi dell'assessorato alla sanità, ma, come detto in premessa, non possiamo consentire che gli effetti devastanti di questa emergenza sanitaria generino risposte ancora più catastrofiche sulla fascia già in difficoltà della popolazione umbra. Se regioni come Lombardia e Veneto applicano da tempo quanto da noi richiesto, non vedo perché l'Umbria debba restare indietro.
È quello che i nostri cittadini chiedono. Mi auguro che con la fase di tregua che il virus sembra stia concedendo, con i fondi straordinari in arrivo, non ci si dimentichi dei più deboli, che si lavori per il bene di tutti gli umbri e di chi soffre. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda le risorse, con l'annualità 2019, con la DGR 292, la 713 e la 526, sono stati assegnati 9.859.000 alle aziende sanitarie territoriali e ai comuni capofila. I fondi del bilancio regionale sono pari a 3 milioni per un totale di 12.859.000. Con l'annualità 2020, con la DGR 1205, sono stati assegnati i fondi nazionali pari a 10.681.000 alle aziende sanitarie territoriali e ai comuni capofila. I fondi del bilancio regionale sono pari a 4.500.000. Un ulteriore milione, infatti, rispetto alla programmazione PRINA 2019-2021, è stato aggiunto con DGR 1135 del novembre 2020, di cui euro 2.500.000 alle aziende sanitarie del territorio e 2.000.000 ai comuni capofila. Totale risorse assegnate per il 2020 sono stati 15.181.200, quindi ben 3 milioni in più rispetto alla precedente assegnazione. Si aggiungono ulteriori risorse per il DPCM 21 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 31, 6 febbraio del 2021, relative all'annualità del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, pari a 1.200.000, per le politiche generali del Fondo Nazionale e per euro 400.000 destinati ai soggetti per la vita indipendente, cofinanziati dalla Regione per euro 80.000. Annualità 2021, con DGR 199 sono stati assegnati i fondi nazionali pari a euro 9.785.000 che verranno liquidati nel corso del 2022 a seguito di valutazione positiva delle rendicontazioni inviate alle aziende e comuni. I fondi afferenti al bilancio regionale sono pari a 3 milioni. Per quanto riguarda le risorse del bilancio 2021-2023 sono state iscritte le somme di 3 milioni per ogni annualità relativamente alle risorse del Fondo Nazionale. Ad oggi non c'è programmazione per il biennio 2022-2023. Gli uffici competenti regionali sono in costante contatto con il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro per sollecitare una previsione rispetto alle risorse per il prossimo triennio. Ecco dove potremmo incidere in maniera importante per redistribuire queste somme nei confronti dei disabili gravi e gravissimi. Infine, si precisa che le prestazioni che finanzia il PRINA per la non autosufficienza sono erogate in base al bisogno della persona espresso nel piano assistenziale individuale che redige l'unità di valutazione multidisciplinare delle aziende sanitarie territoriali. Detto ciò, il DPCM del 21 novembre 2019 relativo all'adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, all'articolo 2,6, recita: le Regioni utilizzano le risorse di cui è il presente decreto prioritariamente e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50% per interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima. La Regione quindi attua ciò che è un adempimento normativo nazionale, programmando prioritariamente per la quota del 50% a favore della gravissima disabilità e conseguentemente per il restante 50% a favore della grave disabilità. È un dettato della norma nazionale. Si sottolinea inoltre che la Direzione Salute e Welfare sta lavorando alla identificazione di percorsi e di criteri oggettivi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le politiche sociosanitarie, per una cornice di riferimento più generale in materia di disabilità. Le risorse finanziarie non si esauriscono con il PRINA. La programmazione sociale in materia è stata realizzata sulla base di ulteriori risorse regionali, nazionali e del Fondo Sociale Europeo. Con legge del 22 giugno 2016, numero 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare sono state finanziate per l'anno 2019 807.840, per l'anno 2020 1.124.000. A valere sul POR Umbria 2014-2020, risorse finanziarie disponibili fino al primo semestre dell'anno 2022, in materia di potenziamento delle autonomie possibili, sperimentazione e progetti di vita indipendente in fase di realizzazione, sono previsti 4.409.000. In materia di persone con più di 65 anni con accertata condizione di disabilità, articolo 3 e articolo 4 della 104 e 92, sono disponibili 3.068.000 euro. In materia di inclusione sociolavorativa sono stati differenziati i target tra persone con disabilità giovani 1.275.000 e adulte 2.241.000 e sono state stanziate risorse per un totale di 3.516.000 euro. Per i minorenni con disabilità sono in fase di realizzazione interventi di assistenza domiciliare scolastica per un totale stanziato pari a 3.784.000, ai quali si aggiungono 300.000 euro per attività ludico-recreative per le persone con disabilità. Con DGR 23 del 2021 sono state assegnate ai comuni capofila, zona sociale, Unione dei Comuni di Trasimeno 715.000 euro per persone con disabilità e 97.000 euro alle persone anziane non autosufficienti. Infine, come disposto dal DPCM del 27 ottobre 2020, recante i criteri per le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza di caregiver familiare per gli anni 2018, 19 e 20, ex legge 27 dicembre 2017, è stato approvato il piano di massima regionale in fase di approvazione da parte del Ministero competente. Grazie. Consigliere Bianconi, prego. La ringrazio, Assessore, per le informazioni che mi ha fornito e che ha fornito agli Umbri. Ecco, tra le varie sperimentazioni di cui lei ha parlato, o anche soltanto dell'ipotesi dell'avvio di sperimentazioni, ecco, la cosa che le volevo sollecitare magari è quello di prendere anche noi nella nostra regione in considerazione l'utilizzo degli assegni di cura anche per i malati gravi, cosa che in Umbria non avviene, avviene soltanto per i gravissimi, in altre regioni questo avviene e credo che stia dando risultati positivi. Grazie. Oggetto numero 2, risponde sempre l'assessore Coletto, interroga il consigliere Bettarelli, chiarimenti in merito all'affidamento dei servizi sanitari in diagnostica per immagine e medicina nucleare dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ad una società privata esterna. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie. Questa interrogazione fa seguito a alcune notizie, alcune informazioni circolate rispetto ad una possibile, probabile, e su questo appunto chiediamo, possibile, probabile affidamento di servizi sanitari di diagnostica, in modo particolare legati alla diagnostica per immagini e alla medicina nucleare, presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ad una società privata esterna. Quindi chiediamo chiarimenti in merito a questa possibilità. Premesso che, così come si è presentata la Presidente Tesei, questa amministrazione si è presentata, non sarebbe poi così tanto difforme da quello che hanno annunciato anche in campagna elettorale. Insomma, le linee di indirizzo del programma di governo di questa regione sono molto chiare, sono quelle per cui il modello di riferimento sanitario è quello della Lombardia, quindi una forte privatizzazione, e quindi se fosse confermata questa notizia, tutto sommato per il modello a cui vi state ispirando, poi vediamo quali sono gli effetti della sanità privatistica in modo particolare in Lombardia e sotto emergenza Covid, tutti abbiamo visto quali sono le conseguenze, ma ripeto, da un punto di vista politico non ci sarebbe nulla di strano purtroppo rispetto a quello che avete annunciato, quindi che va assolutamente potenziato il tasso di coinvolgimento del privato. Ma se fosse confermata questa notizia sarebbe come dire strana rispetto al fatto che per la prima volta si va dentro una struttura ospedaliera,
ospedaliera, quindi portando delle strumentazioni di un privato e dei servizi forniti dal medesimo privato o da chi per lui, dentro la struttura ospedaliera vera e propria. Quindi la domanda che pongo è proprio se risulta essere corrispondente al vero questa informazione, se quindi ci sia la volontà di provvedere all'affidamento di due servizi di diagnostica per immagini e di medicina nucleare, che fra l'altro sono quelli anche più remunerativi da un punto di vista proprio finanziario, e se questo affidamento, questa proposta che potrebbe, dovrebbe arrivare da questo privato, fra l'altro un privato non umbro, nemmeno veneto stranamente, ma diciamo emiliano romagnolo, con un nome che potrebbe ricordare anche qualcuno presente qui in aula, incolpevole ovviamente, ma con un nome che potrebbe essere sentito in questa aula. Quindi sostanzialmente, e concludo, e poi per la replica già annuncio che lascio la parola al collega Bori, chiedo di sapere se l'assessore ha conoscenza di questo oppure se risulta vero. Fermo restando, e concludo davvero in 30 secondi, che già c'è stata una smentita da parte della direzione regionale dell'azienda ospedaliera, quindi smentisce la direzione, non la giunta, che questa notizia non corrisponde al vero. Chiudo la parentesi dicendo che la stessa direzione è quella che attraverso le figure apicali della direzione ha fatto degli articoli sui giornali rispetto al sopralluogo che quattro consiglieri del PD hanno fatto presso l'ospedale da campo ed è stata puntualmente smentita su 4-5 punti. C'era stato chiesto come direzione di rispondere, ma non era possibile perché eravamo in servizio, e l'assessore ci ha detto poi che il direttore era fuori sede, per lavoro ma fuori sede. Nei giorni scorsi stava pensando di fare alcune prove tecniche di manovra portando alcuni pazienti Covid, non vero. I tre consiglieri, che poi erano quattro, hanno corso un rischio perché potevano entrare uscendone dei malati, e l'assessore ci ha detto che non è stato corso alcun rischio. Dopo essere stati allontanati dall'ospedale da campo, ci dice il dottor Giannico sul Corriere dell'Umbria, cosa non vera. Quindi ci terrei a sapere, ecco, qual è la verità da questa giunta. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie. Insomma, le amministrazioni parlano per atti, no? Ad oggi non c'è stata nessuna privatizzazione che non provenisse da lontano, fatta da questa giunta, di nessun genere e di nessun tipo, tantomeno per quanto riguarda queste notizie che hanno circolato sui giornali. Quanto mi dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera va in questo senso, nel senso che agli atti dell'azienda ospedaliera non risultano rinvenuti istruttorie e o avvio di procedimenti in merito all'affidamento della gestione e dello sviluppo di servizi di diagnostica per immagini a società esterne. Per cui direi che quanto è stato esternato dal consigliere non risulta in nessun atto ufficiale dell'azienda ospedaliera, quindi ad oggi non ci sono esternalizzazioni rispetto alla diagnostica che viene fornita dall'azienda ospedaliera di Perugia. Grazie. Chi replica? Scusate, consigliere Bori? Non sentivo, mi scusi, consigliere Bori. Prego. Prego, presidente, perdonato. Ma allora, io ho ascoltato l'illustrazione del consigliere Bettarelli che poneva un tema, che è un tema cardine e che si declina purtroppo in Umbria su tutti i fronti della sanità pubblica. L'avete scritto nel vostro programma, nelle linee di mandato, la vostra intenzione è di aumentare il privato in sanità. Perfetto, è contrario alla volontà dei cittadini e ai valori della nostra terra. Detto questo, nello specifico, diagnostica per immagini e medicina nucleare. Sì, le amministrazioni parlano per atti, ma anche per incontri, assessore. Nella struttura sanitaria, come lei sa, c'è anche questa sfortuna che ora bisogna registrare tutte le persone che entrano e escono dalle strutture. Nella struttura sanitaria, più volte ci sono stati incontri, sicuramente casuali, con
chi offre questo tipo di servizi, tutti gli operatori sanitari del settore della diagnostica per immagine e della medicina nucleare sanno che si va verso la privatizzazione, l'arrivo del privato in quel settore, e casualmente vedremo nei prossimi mesi se verrà fatta una proposta, come è stato consigliato evidentemente da qualcuno, se verrà fatta una proposta per il settore della diagnostica per immagini e della medicina nucleare per inserire strumentazioni all'interno della struttura e dare un'ampia fetta di privato in una struttura pubblica. Da noi è la prima volta che accade una cosa del genere. Allora sì, si parla con Atti, ma non solo con Atti. La situazione è fortemente preoccupante, preoccupa gli operatori sanitari, preoccupa i pazienti e i cittadini. Ci fa piacere vedere che per voi invece non lo è. Però il tema di una società esterna e privata che entra in una struttura pubblica e che si sostituisce al pubblico per un servizio altamente remunerativo come la diagnostica per immagini e la medicina nucleare diventa un punto di non ritorno. Allora, il modello Lombardia che voi decantate, l'abbiamo provato, alla prova della pandemia si è dimostrato fragile e fallimentare. Non vorremmo importare per interessi di altra natura un modello che non ha funzionato in altre regioni, importarlo qui non a tutela della salute dei cittadini, non per migliorare la sanità pubblica, ma per interessi di altra natura. Noi su questo vigileremo e vedremo se il tempo ci darà ragione o meno. Io ho visto una timida smentita da parte dell'azienda, non ho visto alcuna smentita da parte della politica, e se casualmente le cose andranno così, il tempo purtroppo ci darà ragione. Grazie.